Voglio chiedere un concetto, non è che ci aspetta una passeggiata e non è che eliminare l'euro, tornare alle multinazionali, il sovranismo, sento tante parole che sono strampalate in giro, sia di per sé una panacea, è un processo che va gestito, è un processo che ha dei pericoli, è un processo che ha dei costi, è un processo che ha dei benefici ed è un processo che va inserito in una riforma complessiva del nostro modo di concepire l'economia. E qual è? E che se i danni che abbiamo fatti, pensando che il mercato è infallibile e che il capitale deve andare dove vuole perché comunque fa del bene, e dobbiamo cominciare da lì, dobbiamo pensare che il mercato è fallibile e che forse i capitali qualche volta vanno tenuti a casa da loro. Questa è l'idea. Cioè, noi abbiamo avuto 30 anni di crescita, dal 45 in poi, col sistema di Bretton Woods, che ci hanno permesso di rientrare da una mole immensa di debiti di guerra in modo ordinato, creando delle tensioni ovviamente. Perché? Perché avevamo comunque, insieme alla moneta unica, che le tensioni le creava già allora, dei controlli sui movimenti di capitale. La moneta unica, che quindi fa il liberi tutti, e l'assenza di controlli non possono convivere. Questa è una cosa che gli economisti sanno e che chiunque capisce con un minimo di intuizione. Quindi il problema è un problema più complesso, è il problema di liberarsi dell'euro che tanto si è da sé. Perfino Wolkenstein una settimana fa ha tranquillamente ammesso che la Commissione Europea sanno che dovranno segmentare l'eurozona. Del verde Wolkenstein, insomma, se seguite un pochino la stampa, appunto quella estera, non quella italiana rigidamente controllata pure, lo sapete. Quindi parliamone e se dobbiamo parlarne, la prima cosa da fare è che io mi stia zitto.